speravamo ardentemente. Sì, diciamo che già il fatto di essere riusciti finalmente a vincere due partite consecutive in casa è qualcosa che ci lascia un po' di soddisfazione, perché quest'anno non c'era mai successo. Quindi comunque è una dimostrazione di crescita. Averlo fatto con una squadra in grande forma e avendo fatto una partita di grande energia fisica e mentale per 40 minuti ci deve tracciare questo la strada per il cammino futuro, perché è chiaro che le partite sono da qui alla fine tutte difficili, ma non è retorica, è la classifica che lo dice. È un campionato molto equilibrato dove le squadre che sono in questo momento sotto in classifica continuano a vincere, la classifica si accorcia e noi soprattutto in casa dobbiamo sempre esprimere questo tipo di energia, questo tipo di voglia, questo tipo di cattiveria, di agonismo. E oggi veramente devo dire la squadra da questo punto di vista mi lascia molto molto contento. Purtroppo non c'è molto tempo per fermarci perché domani siamo già in campo per preparare la partita di Treviglio, però partiamo, ecco, da questo, dalle cose positive di oggi. Coach, tu hai fatto abbiamo visto un ulteriore nuovo quintetto, hai cambiato ancora le carte in tavola, un quintetto che probabilmente non ci aspettavamo, soprattutto per le dimensioni, per l'altezza, e abbiamo visto comunque sicuramente qualcosa di molto buono che ha probabilmente disorientato l'avversario, ma soprattutto a mio parere ha dato la possibilità di gestire al meglio la panchina con un casino che è stato oggettivamente straripante, soprattutto nel momento della doppiazione con i sei punti, e anche un Marini che abbiamo trovato, che fino ad oggi era stato un po' oggetto di mistero, poi anche per l'infortunio. Sì, abbiamo scelto questa soluzione perché pensavamo che comunque con Fabi in campo da tre per Reggio Calabria gli accoppiamenti fossero molto, molto positivi con Giovanni da numero tre, e quindi questo era il pensiero iniziale. Magari con Alberto avremmo potuto soffrire un po' in termini di esperienza e comunque di capacità di gestione delle situazioni di Fabio, che comunque è un signor giocatore, quindi diciamo che quello era un po' il senso. Poi dopo sicuramente ci è andata bene anche perché siamo partiti molto bene e quindi questa cosa ha pagato. Il pensiero che c'era era quello, fortunatamente è andato bene. Diciamo che dobbiamo necessariamente in questa fase trovare delle soluzioni per coinvolgere tutti, perché poi dopo se riusciamo a coinvolgere tutti abbiamo anche questo tipo di intensità in campo come quella che siamo riusciti a esprimere oggi. Quindi non è che c'è anche un Marini concreto che può dare qualcosa? Sì, ma io lo sto vedendo meglio in allenamento e quindi lui si è meritato questi minuti. Secondo me lui ci può dare delle cose. È chiaro che devo essere sincero, nell'ultimo periodo l'ho visto cresciuto tantissimo e quindi questo anche mi ha spinto molto a pensare, insomma, di cominciare a dargli uscire da quel momento un po'. Sì, non è facile perché lui comunque è stato due mesi completamente fermo, è un lungo, si è dovuto rimettere in moto praticamente a campionato avviato, quindi quando già tutti vanno a mille. Lui è dovuto rientrare lentamente e chiaramente l'ha pagato questo. Adesso fortunatamente sta ritrovando la condizione, quindi sono sicuro che anche lui ci darà una mano. È stato, possiamo dire che Rieti ha battuto Reggio Calabria sul terreno di Reggio Calabria, cioè sull'intensità e su tutto quello che Reggio aveva fatto in queste cinque partite per costruirsi, tra virgolette, la fortuna? Sì, diciamo che siamo stati molto bravi ad approcciare la partita con intensità dal punto di vista fisico e mentale. Questa è una squadra che non puoi affrontare in modo soft perché ti aggredisce, ti fa commettere tanti errori, ti fa sbagliare dei passaggi, non ti permette linee di passaggio aperte, per cui sei obbligato a giocare con un'energia e un'intensità superiore. E poi ecco, l'essere riusciti ad avere sotto controllo la situazione degli rimbalzi, secondo me è stata un'altra chiave molto importante oggi. Coach, quando insomma, statisticamente quando noi dominiamo il rimbalzo in questo modo le partite le vinciamo sempre, andiamo anche su vantaggi, abbiamo visto anche in precedenza. Guardiamo avanti perché andiamo a Treviglio con una sfida che insomma anche per vendicare un po' quella sconfitta dell'andata che poi ha generato tutta la rivoluzione che c'è stata. Insomma. Sì, andiamo a Treviglio consapevoli che questa è una squadra in casa fortissima, ma non lo dico io, lo dice che il fatto che ha battuto Biella, ha battuto Trapani, ha battuto tutte praticamente le migliori squadre del campionato, per cui è una trasferta molto proibitiva,
la classifica non dice assolutamente nulla di Treviglio in questo momento, primo perché è una squadra completamente diversa dall'inizio e secondo perché oggettivamente hanno fatto dei miglioramenti dal punto di vista della consistenza notevoli, e quindi noi andiamo lì adesso col desiderio, come dici tu, di vendicare quella che è stata la sconfitta dell'andata. Non so se ci riusciremo, ma dobbiamo partire da questo atteggiamento. E poi si torna appunto il contrario. Sì, è un momento chiave della stagione perché ci sono queste tre partite molto ravvicinate. Proviamo a prenderne una alla volta, però ripeto, partendo dall'attenzione, dall'energia, da quello che di positivo c'è stato oggi, ma c'era stato anche a Biella, secondo me. È stato forse mai come questa partita è venuto fuori il fatto che dipende semplicemente da Rieti, nel senso. Sia come arriva l'approccio alle partite, sia come vengono interpretate queste partite, chiaro che sia un qualcosa che dipenda esclusivamente dal nostro approccio. Possiamo vincere con tutti, allo stesso tempo perdere con tutti, ma dipende da noi. Sono d'accordo in parte, nel senso che noi dobbiamo sempre avere questo tipo di atteggiamento. A volte ci sono anche gli avversari che possono rispondere con la stessa moneta, per cui per esempio a Biella abbiamo pagato clamorosamente il gap fisico con gli esterni, però lì secondo me non abbiamo fatto una partita soft o una brutta partita, ma ci sono state delle componenti della gara che comunque pareggiando i livelli di energia ci sono andate contro, per cui come dici tu dipende da noi l'approccio, quello assolutamente sì, dipende da noi l'atteggiamento, l'attitudine. Il resto vediamo poi come le partite si evolvono. Noi dobbiamo, ripeto, ripartire da questo tipo di rabbia, di cattiveria, di agonismo. Non hai avuto questa difesa con la Biella però, A Biella non abbiamo avuto questa difesa oggettivamente, quella che hai fatto vedere oggi. È una partita diversa però, sì. È una partita dove non puoi permetterti di magari scoprire così la coperta come oggi, perché hanno dei giocatori anche di una qualità importante che puniscono quel tipo di situazioni. Noi oggi abbiamo cercato un po' qualche volta di provare a far pensare un attimo Caroti, che comunque è un playmaker giovane, far pensare Rossato quando giocava da playmaker. Quindi magari un aspetto strategico un po' diverso da quello che potevamo, secondo me, permetterci a Biella, secondo me non ce lo potevamo magari permettere. Ultima vai a studiare il Ravagna Roma adesso? Scusa? Vai a studiare il Ravagna Roma adesso? Guarda, forse ci andrà il nostro DS per me. Io devo stare a casa a fare tanto lavoro di video oggi, però ci andrà sicuramente Gianluca Mattini alla grande. Cioè ti farà il lavoro sporco. Esatto, per noi.